Paolo Brini, Fion Modena, si prepari Massimiliano Guglielmo, Fion Campania. Guglielmi, Fion Campania. Ma compagni, io credo che nella nostra discussione sia necessario partire da un bilancio franco e schietto fra di noi di quello che è avvenuto in questi anni. Perché se io mi guardo indietro, dall'ultimo congresso ad arrivare a oggi sono passati solo 4 anni, ma in realtà sembra passato un'era geologica. Per tutta la CGIL, ma credo soprattutto e innanzitutto per la FIOM. Io ricordo che 4 anni fa, quando siamo entrati in questo congresso, al congresso precedente, la FIOM rivendicava la riconquista del contratto nazionale di lavoro. La FIOM si era scontrata frontalmente e giustamente con la Confederazione, con la CGIL, sull'accordo del 10 di gennaio della rappresentanza. All'epoca parlavamo di occupare le fabbriche, se vi ricordate, all'epoca della vertenza Terni. E durante il congresso, la stragrande maggioranza della nostra categoria, chi con un documento alternativo, la stragrande maggioranza dei compagni, sostenendo degli emendamenti, ma comunque avevamo una posizione differente rispetto a quella della Confederazione. In una parola, 4 anni fa noi eravamo percepiti come un pungolo all'interno dell'organizzazione, come una spina nel fianco, come un punto di riferimento che andava ben oltre i metalmeccanici. Oggi che cosa è rimasto dopo 4 anni di questo? La preoccupazione delle fabbriche è stata una dichiarazione stampa. Il 10 gennaio l'accordo oggi non solo non lo contrastiamo, ma siamo noi a rivendicarne e a pretenderne l'applicazione. E cosa ancora più importante, non abbiamo riconquistato il contratto nazionale, ma abbiamo rinnovato il contratto nazionale del lavoro separato per il 2012. E cioè abbiamo firmato e accettato quello contro cui abbiamo lottato nei 10 anni precedenti. Ecco, io credo che in questi 4 anni la FIOM sia stata normalizzata, sì. Al punto che noi oggi a questo congresso nazionale vediamo la nostra categoria essere pienamente allineata con le posizioni, la proposta politica proposta avanzata dalla Confederazione. Per questo io penso e sono assolutamente convinto che sia la scelta di proporre il compagno Maurizio Landini come prossimo segretario della CGIL, con cui litigo da 20 anni, credo litigherò per i prossimi 20, e a cui naturalmente faccio i miei auguri, credo che sia una scelta totalmente lineare e coerente col processo di normalizzazione che la FIOM ha subito in questi 4 anni. Credo allo stesso tempo però che la crisi che sta attraversando e tagliando e lacerando la nostra organizzazione, c'è una crisi che nessun singolo individuo può risolvere. Una crisi che mi pare lo scontro fratricida che si sta consumando nei gruppi dirigenti della nostra organizzazione, perché è un congresso unitario, fratricida ma unitario, è il primo nella storia, mi pare che sia un riflesso di questo. Uno scontro che però ha alla base una ragione endemica, di fondo, strutturale, una ragione politica, e che ha alla base come motivo di fondo, e se abbiamo fatto, visto che tutti noi abbiamo fatto le assemblee, lo abbiamo visto, il crollo frontale di autorevolezza che la nostra organizzazione, che la CGIL ha agli occhi dei lavoratori. Siamo sempre più percepiti non come parte della risoluzione del problema dei lavoratori, ma come parte del problema stesso. E d'altronde, come potrebbe essere altrimenti? Io sento compagni ogni tanto nella discussione che scaricano sui lavoratori le colpe perché non scioperano, perché non lottano. No, compagni, è troppo facile così. È troppo facile così. Come potrebbe essere altrimenti oggi? Chiediamoci perché se 10-20 anni fa riuscivamo a mobilitare 1,5 milioni, 2 milioni, 3 milioni di persone contro l'articolo, per difendere l'articolo 18, oggi non ci riusciamo più. Come potrebbe essere altrimenti se di fronte alla peggiore contro riforma delle pensioni di tutta Europa, la CGIL anziché scatenare l'inferno proclama solo 3 ore di sciopero, così perdiamo e abbiamo perso la credibilità dei lavoratori. Come pensiamo che possa essere altrimenti se di fronte alla cancellazione dell'articolo 18 noi proclamiamo uno sciopero generale dopo che la legge è stata approvata e dopodiché ci diamo alla raccolta di milioni, migliaia, centinaia di migliaia, milioni di firme. Firme che sono rimaste nei cassetti, firme che sono rimaste in Parlamento,
Firme che non hanno fatto paura ai padroni, e questo è il punto. La crisi della nostra organizzazione è una crisi politica di linea e credo che politicamente vada affrontata. Si dice sì, ma in questo scontro che c'è unitario all'interno della maggioranza si stanno misurando una destra e una sinistra. Bene, benissimo. Se è così però che venga fuori, che questa cosa venga fuori politicamente, non nei corridoi, che venga fuori per iscritto nero su bianco, perché credo che questo sia l'unico modo per fare in modo che questa discussione strisciante che c'è possa essere costruttiva, possa essere di merito, ci possa fare davvero fare una discussione su dove vogliamo andare. E guardate che non è mica difficile farla, bisogna essere solo molto chiari. La CGIL che esce il 26 di gennaio da Bari è una CGIL che sarà sit-up o no-tap? È una CGIL che sarà sit-up o no-tap? È una CGIL che sull'articolo 18 è disposta a ricostruire i rapporti di forza, la lotta per riconquistare l'articolo 18, o ci leghiamo alla piattaforma unitaria con la CISL e UIL che non ha nemmeno il coraggio di parlare di articolo 18? E cosa ancora più importante, contro questo governo che si sta dimostrando sempre di più un governo uguale a tutti quegli altri come era ampiamente prevedibile, continuiamo a stare fermi sulle gambe o cominciamo a dare battaglia? E a dare battaglia non con gli argomenti del PD, non con gli argomenti dei padroni. Cominciamo a dargli battaglia scontrandoci frontalmente con le politiche reazionarie, razziste e fasciste di questo governo da un lato e incalzandoli e smascherandoli quando fanno le sparate a sinistra che poi si risolvono come la rivendicazione sulla nazionalizzazione delle autostrade in un condono a Ischia vergognoso. Questo è il punto centrale, compagni. La CGIL, se vuole uscire dall'impasse in cui è, deve darsi una svolta politica di linea. La CGIL deve tornare ad assumere una linea indipendente, di classe e conflittuale, deve tornare a portare al centro la condizione della classe lavoratrice senza se e senza ma, costi quel che costi, anche a costo di rompere le compatibilità del sistema. In una parola, bisogna che la CGIL torni a fare quello per cui è nata, né più né meno. È la strada più difficile in assoluto, non c'è dubbio. Non c'è alcun dubbio, ma è l'unica che ci può permettere davvero di riconquistare autorevolezza agli occhi dei lavoratori, anche perché oggi qual è l'unica organizzazione del movimento operaio che è rimasta, di massa, che può davvero avere la forza per poter cambiare le cose? C'è solo la CGIL, non c'è altri, non c'è nessun altro, allora noi abbiamo il dovere di avere l'ambizione di riconquistarci quello che i padroni ci hanno tolto in questi 10 anni, e lo possiamo fare solo col conflitto. E la soluzione e la ricetta non lo so, io però una cosa so: chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso, e noi siamo stati fermi anche troppo. Grazie.